Benvenuti ragazzi con un nuovissimo video. E oggi siamo su un gioco davvero fantastico. Vi assicuro che io un gioco così penso che non l'ho mai visto. Bene ragazzi, se vi siete persi il primo episodio dovete andarlo assolutamente a vedere. Il gioco si chiama Shakes and Figet ed è qualcosa di stupendo. È anche un gioco parecchio stronzo, perché l'altra volta aveva insultato addirittura me e mia sorella. Quindi sì, oggi avremo la nostra vendetta, almeno si spera, sempre se non mi insulterà di nuovo. State a vedere ragazzi, perché questo gioco davvero merita. Vi consiglio assolutamente di scaricarlo, lo trovate gratuitamente sia per Android che per iPhone. Cercatelo, mi raccomando, e ci facciamo qualche partita, perché magari si potrebbe creare anche un bel clan. Vi metto qui sotto i link per scaricarlo. Detto questo, ragazzi, come sempre, prima di cominciare invito a lasciare tanti bei pollicioni in su, soprattutto per questo gioco che se li merita. E vediamo se raggiungiamo i 6.000 mi piace per questo video, sotto a spolliciare. E detto questo, partiamo subito. Allora, eccoci qui con il nostro bellissimo personaggio, Golden Woman. Sì, cominciamo. Eccoci qui nel villaggio. Perfetto, oggi ragazzi volevo fare qualche battaglia online. Eccoci qui. Allora, ecco il mio personaggio Golden Woman. Uccidiamo qualcuno che sta qui vicino. Questo è un livello 1. Bene, direi che si può fare un attacco. Combattimento nell'arena, perfetto. Partiamo con questo barbaro che ha 180 di vita. Penso che mi farà il culo. E invece no, gli sto rompendo il culo. Cazzo, cazzo, cazzo. No, se crepo mi arrabbio. Sì, ok, bene, c'avevo 3 di vita, ma ce l'ho fatta. Allora, che c'è scritto? Hai rischiato di brutto, ma poi grazie a qualche magheggio hai sconfitto il tuo avversario. Beh, qualche magheggio sembra tipo che ho barato. Io questa vittoria me la sono meritata, assolutamente. Ci portiamo il nostro bel bottino a casa. Però, ragazzi, possiamo potenziarci anche il nostro personaggio comprando da questo bel tizio qui della merce. Sono tipo queste bellissime scarpe che danno armatura 3. Ma io voglio prendere un bel bastone con cui menare. Ecco la bacchetta magica di Zaza. Di Zaza del tampinamento. Che fantastico nome per una bacchetta magica. Ecco, questa direi che fa il culo. Quindi devo comprarmela assolutamente. Compra. Oro insufficiente. Io volevo la bacchetta magica di Zaza del tampinamento. Fanculo. Cazzo è sta rivista? Sembra una rivista porno. Rivista patinata del folle. Vendi, indossa. Indossa. Che cos'è? Io non so che cosa ho indossato. Bene, buttala. Sarebbe da buttare perché non so che cazzo è. Che cos'è questa? La stalla? Allora, vi do il benvenuto nelle mie stalle. Osservate pure e scegliete con calma. Bene, abbiamo il maiale qui. La presa non è ben posizionata. Che cosa significa? Ah, il maiale direi di no. Lupo si raddrizza sulle zampe come un uomo. Tra parentesi e morde. Wow, fantastico. Sì, Raptor sa aprire le porte. Fantastico, io compro un velociraptor per aprire le porte, cosa che posso fare tranquillamente anch'io. E poi abbiamo questo dragone qui con una faccia parecchio incazzata. Grifone drago, superiore a un qualsiasi volgare grifone drago. Bene, grifone drago, questa cosa mi è nuova, ok, io non prendo nulla. Allora, poi qui abbiamo, fonda una gilda, non sei ancora membro di una gilda. Fondare una gilda? Beh, direi di fare il fottutissimo Golden Clan anche qui, che cazzo, quindi Golden Clan. Ole, perfetto, fonda, bene, non hai abbastanza oro. Che cazzo, c'ho questo ciuffetto che mi cade ogni 3 secondi. Bene, direi di andare un po' in birreria e ad ubriacarci. Wow, allora c'è questo tizio. Ehi tu, conosci bene quest'area? Sto cercando un avventuriero del posto per delle missioni speciali. Ci stai? Certo che ci sto. Ah, abbiamo 3 missioni. 3 missioni, occhi di coccodrillo. Lui è mio fratello, il portale del demone. Io metto lui è mio fratello. Mi ispira, ricompensa 18. Dura 30 secondi, cominciamo questa missione. Bene, sono pronto, andiamo. Sì. Devo aspettare che finisce il tempo. Dopo ho vinto la missione. Ecco. La la la. Olè, benissimo, abbiamo ucciso il gargoyle. Allora, hai sbattuto a tappeto quella dannata creatura e hai mandato il pubblico in delirio con le tue gesta eroiche. Il tuo pane quotidiano. Perfetto, avete visto che esilarante missione, ragazzi. Bene, è cambiato. Ora c'è un altro tizio. Ho un monte di problemi. Spero tu possa aiutarmi. Se no, sono uccelli per diabetici.
Uccelli per diabetici. E che cazzo significa? Il mostro di corpi. Io ho un po' d'oro, tu un po' di tempo libero. Ho bisogno di qualche altro cadavere per il mio super mostro di corpi. Pensi di potercela fare? Accettiamo questa missione. Cioè, praticamente questo colleziona corpi, fatemi capire. Che bel hobby. Cioè, c'è gente che fa video su YouTube, c'è gente che colleziona, non lo so, pupazzetti. E poi c'è gente che colleziona corpi per creare un mostro ancora più forte. Bene. Ho fame. No, mamma, sono in missione, sto combattendo, non vedi? Mancano 5 secondi, cazzo. Sono impegnato. Benissimo, dai che abbassiamo i mosconi. Abbiamo ucciso dei mosconi. Cioè, un minuto per uccidere questi foto di mosconi. Ok, mi faccio l'ultima partita online e vedo di rompere il culo a qualcuno. Non lo so, uno a cazzo, livello 4. Bene, io sono livello 2 e mi farà il culo. A 620 di vita. Ok, cioè praticamente io gli lancio le magie enormi, lui mi lancia le botte con la mazzafionda e mi ha fatto il culo. Ora sai cosa si prova quando gli spettatori fischiano e urlano bu, ma avevano ragione da vendere. Ma vaffanculo! Che cattivo! Ok ragazzi, benissimo, questo gioco mi ha deriso un'altra volta, però vi giuro mi ci diverto troppo a scoprire i modi in cui mi insulta. No vabbè, comunque sia, ragazzi vi consiglio assolutamente di scaricarlo perché è davvero divertentissimo. Trovate i link nella descrizione, poi è gratuito, non costa nulla, quindi scaricatelo, mi raccomando. Lasciate anche tanti bei pollicioni in su sotto a questo video e vediamo se ce la facciamo a raggiungere i 6.000 mi piace. Lasciate anche tanti commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdere i prossimi video. Seguitemi sulla mia pagina Facebook, link in cima alla descrizione, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!